È arrivato il momento di svaffare. Svaffo web. Noi abbiamo voluto semplicemente fare questa piccola proposta culturale, anche perché siamo in procinto delle elezioni politiche che si celebreranno nei prossimi 2-3 mesi e di conseguenza ci è sembrato abbastanza attuale, ecco, soffermarci un poco sull'anniversario della Costituzione che ricorre proprio in questi giorni. Se non erro, proprio oggi ci fu la ratifica finale della Costituzione, come dire, frutto del lavoro dell'Assemblea Costituente durato non poco tempo, Costituzione che entrerà in vigore ufficialmente il 1° gennaio del 1948, quindi siamo proprio, diciamo, nel momento clou dell'anniversario. Abbiamo voluto anche naturalmente soffermarci su questo avvenimento proprio in virtù del fatto che la Repubblica Italiana merita il giusto supporto, la giusta riconoscenza per quello che è stato il settantennio che ci stiamo lasciando alle spalle, e quindi confermare ancora una volta a 70 anni di distanza la validità, l'integrità dei valori custoditi in questa Carta Costituzionale che è la base, il fondamento della nostra Repubblica. Noi siamo nel pieno della fase, diciamo così, di attuazione del piano di sviluppo rurale regionale. E quindi siamo nel pieno dell'utilizzo delle risorse comunitarie, e quindi il 2018 sarà l'anno in cui molti bandi verranno, diciamo, aperti e ci saranno grandissime opportunità per le nostre imprese, per i nostri agricoltori, per i nostri giovani che vogliono impossessarsi di questa attività. Insomma, ci sono grandissime opportunità che la Regione, attraverso i fondi provenienti dall'Europa, diciamo, metterà a disposizione, quindi sarà un anno da questo punto di vista molto importante, sarà un anno decisivo, perché finora abbiamo concluso la vecchia programmazione al 31 marzo del 2017 e quindi il 2018 sarà un anno da questo punto di vista davvero importante per le nostre imprese agricole. Sarà l'anno in cui discuteremo della nuova politica agricola 2020-2027 e qui si tratterà di fare una battaglia, perché in Europa, come sapete, stiamo discutendo della Brexit, cioè di un importante paese che è uscito. Questo cambierà il bilancio comunitario, avremo meno risorse a disposizione, con quelle meno risorse dovremmo fare più politica di coesione e più politica agricola, quindi ci sarà una battaglia, una discussione molto importante in Europa, quindi anche da questo punto di vista sarà importante che il paese si possa dare nei prossimi mesi un governo in grado di essere presente a Bruxelles e trattare per l'Italia. C'è una partita enorme, più di 1.000 miliardi di euro che dovremmo discutere tra politica di coesione e fondi per l'agricoltura. Sarà molto importante che per quell'appuntamento, cioè maggio prossimo, ci sia un paese pronto, in grado di avere un governo che sia capace di discutere, confrontarsi con gli altri partner europei e tutelare e valorizzare, diciamo, gli interessi del nostro paese. Concludiamo una domanda che non può non esserci: la situazione del PD. Beh, la situazione del PD, noi veniamo da un'esperienza importante di governo del paese. Io lo dico con la consapevolezza di dire cose che sono molto impegnative. È molto facile criticare, ma se provassimo a chiudere un attimo gli occhi e a capire quello che accadrà nei prossimi mesi in Italia, o quello che può accadere nei prossimi mesi in Italia, ci rendiamo conto che possiamo trovarci di fronte a istituzioni fortemente instabili, con maggioranze molto trasversali, incapaci di mantenere fede agli impegni che in campagna elettorale tutti diranno, programmi molto astratti. E ricorderemo questa come invece una legislatura, diciamo, molto impegnativa, che ha fatto molto per il Paese. Quando 3 anni fa, 4 anni fa prendemmo in mano questo Paese, era nel pieno di una crisi economica e sociale, forse tra le più terribili del dopoguerra. Concludiamo questa legislatura con un Paese che comincia a uscire dalla crisi, con primi incoraggianti dati che dobbiamo rafforzare, diciamo, rendere ancora più stabili per i prossimi mesi, perché le famiglie, tanti giovani disoccupati, tante nostre imprese possono davvero recuperare una prospettiva, e quindi avremo un giudizio più equanime, meno legato dalle polemiche di queste ore e di questi giorni. Avremo un giudizio più equilibrato su quello che è accaduto nel corso di questi anni. Abbiamo un paese più moderno, con una legislatura su diritti fondamentali dal punto di vista civile sicuramente più avanzati. Quindi
prima di gettare, diciamo così, un giudizio, tanto per rispondere un po' alla pancia del paese, al disagio del paese, alla situazione del paese, forse dovremmo avere un giudizio più equilibrato. Ci potete aiutare anche voi, sarà una difficile campagna elettorale, noi ce la metteremo tutta per riconquistare e mantenere un rapporto positivo con i cittadini italiani.